Ciao ragazze e ciao ragazzi, ciao Vitamina, ciao Cucciola. Allora, in questo nuovo video vi parlerò del pacco di Avon di campagna 15. Allora, di campagna 14 c'è anche qualcosina, ma credo due cose. Il resto è soltanto campagna 15, qualche anteprima, credo due cose. Hai sumato un merito. Comunque, come cataloghi per ora non ne ho ordinato nessuno perché ho due o tre clienti, quindi quelle due o tre clienti praticamente mi ordino anche dall'applicazione. A me mi viene uguale, veramente. Comunque, allora, qua c'è quello di campagna 16. Ok, che questo tra l'altro mi serve di più per appuntare le cose e anche per mostrarlo a voi. Poi un catalogo di campagna 17, veramente carino. Queste sono delle nuove tinte della linea Distillery, perché di questa linea Distillery adesso, nella prossima campagna 17, stanno uscendo vari prodotti, ombretti, qualche fondotinta compatto, mi sembra, le tinte. Quindi un pochettino di make-up che sì, costa qualcosina in più, però per esempio, aspettate. Appunto, qualcosina in più, come per esempio la tinta labbra 13 euro, che è questa. Però dico io, una spende qualcosina in più, però a quel punto ci sono quelle persone che non è che lo fanno apposta, sono appunto proprio allergici ad alcune tipologie di make up, a meno tipo al make up classico, diciamo, dell'Avon. A meno con questo possiamo anche accontentare finalmente anche loro. Infatti c'è anche il mascara. Poi c'è questo opuscolo, diciamo, supplemento per uomo, che è valido, diciamo, sia per la campagna 16 che 17. Ci sono delle cose troppo belle, eh? Cioè, guardate questo completino per uomo, cioè, è troppo figo. 25 euro e c'è t-shirt e box, dalla S fino all'XL, cotonella. 25 euro, belli, cioè, guardate qua. Ci sono amore, sempre 25 euro. E qua, non so, belli, veramente, tipo la canotta, no, belli, belli, belli veramente. Questi sono pacco da 3 a 2, sempre su cotonella, si capisce, vabbè. Poi ci abbiamo l'anteprima per noi, e questi, diciamo, gli outlet, passiamo ai prodotti, perché so chi devo. Allora, inizio con una cosa troppo carina. Guardate che dolce! Questo è praticamente uno stracchiotto. Bellissimo. No, non lo posso aprire perché no. No, se no faccio danno. È un orsacchiotto che praticamente tu premi il pulsante e registra i messaggi che tu, diciamo. Vabbè, mio, posso aprire quindi. Era per non scassare la confezione, capito? È troppo figo. Allora, all'interno vediamo che cavolo c'è. Ah, c'è appunto il suo coso che sicuramente si dovrebbe attivare. Infatti. Ciao. Aspettate. Perché non va? Cioè, praticamente. Aspetta. Niente, sono stata cretina, ho fatto la figura della cretina perché c'è una vite dentro e praticamente ci vanno due batterie. Siccome sono cioè, no, beh, rincoglionita, no, perché nella descrizione c'era scritto che le cose erano incluse, adesso non ci sono incluse. Comunque, qua sotto vedete c'è tipo questo coso, tu premi, dici per esempio ciao, lui si illumina e. Cioè, bellissimo. E poi appunto direi i tuoi messaggi d'amore, comunque altre cose. È bellissimo, è troppo bello, mi piace assai. Comunque, lasciando stare, spostiamolo. Poi mi è arrivato un reggiseno, questo è della mia cliente. Oh, dai, che bello, pure un bacio potesse arricchire. Ebbè, non lo posso aprire perché faccio danno, perché è incartato e poi tra l'altro non gli apro, perché è incartato. Allora, vi dico solo come si chiama e ha un costo di 19,90. Si chiama Sensual Lover Lace Brace. Vabbè. Io me ne sono presa uno dalle offerte per noi rappresentanti. Non lo posso scassare. Bello, è nero. A me sembrava semplice, invece. Ah, oh no, è semplice. Ammazzo.
Vabbè, non ha importanza. È uno di quei reggiseni che io già avevo, siccome me ne serviva uno nero. E poi, tra l'altro, questo l'ho preso al credo. E poi è leggero, bello, è semplice. C'è il ferretto appunto e le coppe. Ed è bellissimo. Perché comunque, cioè, è semplice, non dà fastidio. E poi mi è costato poco. Poi, anche dalle offerte, diciamo, del sito, ho preso questa crema depilatore che mi serve. È per il corpo, credo che contiene anche la sua spatolina ed è questa da 100 ml. No, vabbè, sicuramente è la spatolina. Mi prenderete per pazza. Quando io stavo parlando con tu pazzo, ci si ciao, convinta che stava parlando. E che ci potevamo fare purtroppo? Ah, ti è secondo. Poi anche dalle offerte c'erano questi profumini in sconto. Io ho preso l'Incandescent perché era l'unico, siccome. Questa è un'acqua profumata che io volevo da un casino di tempo, che voi non potete capire da quando sono uscite, che costano. Ma è tipo profumo. Allora è un'acqua profumata, cioè per intenderci. Bella. Cioè, no, ma io me ne prendo altre due. Cioè, guardate che il design, che pack che c'è, cioè, da matrecca. Bello veramente. Oh, con 4 euro ti fa un profumo una bella. E poi tipo vieni pure a 5 euro con. È acqua profumata, perché scegli acqua profumata? Comunque iniziamo dai prodotti di campagna 15, perché mi sembra che da lì non c'è più niente. Allora, in campagna 15 ho preso questa maschera di Clear Skin che stava a 3 euro, è una maschera purificante con camomilla. Boh, la proveremo. Poi ho preso anche una BB Cream della Clear Skin, Blemish Clear Skin Oil Free BB Cream nella colorazione Light. Perché l'ho voluta prendere chiara, perché rissio, mi sembra chiara. Comunque, è questa. Scusate, baccano, perché purtroppo non è nota con una cici stare zitti. Cioè, non è che è un puzzo come andare io. Comunque, a me casa come andare io. A me la colorazione non si riesce a vedere bene. Sì, comunque è chiara. A me serviva chiara. Poi l'ho vista altre. Non è che se. Cioè, io le cose ce le ho tipo fondotinta. Mi serviva una BB cream leggera da mettere comunque da portare con me quando è, e me la uso per i cazzi miei. Poi costa 3 euro. Cioè, una fesseria. Poi c'era un set molto. Allora, c'era un set molto carino in campagna 15. Di shampoo, balsamo, spray e siero a 12,99. Io l'ho preso perché mi interessava tanto. Perché dice che è una linea che comunque, diciamo, serve per dare luminosità al capello, quindi a dare appunto molta luminosità. Questo si chiama Ultimate Shine. Secondo me questa linea sostituirà quella tipo con la striscia celeste di Advanced Techniques. Non lo so. C'è questo che è lo shampoo da 400 ml. Adesso li teodori che sappiamo. Poi abbiamo il balsamo da 400 ml, già per me una cosa spettacolare. Poi abbiamo lo spray, che è lo spray illuminante per i capelli, che si usa sempre con il nostro, cioè con la routine del shampoo. C'è shampoo, balsamo, eccetera. Poi abbiamo questa confezione specchiata fighissima, perché adoro oro e nero, oro e argento. Per me su. Questo è il siero. Pare acqua. Vabbè, poi lo proveremo la prossima settimana, lo proveremo. Poi mi sono arrivate due matite, che queste le ho prese io perché sono io per ora amante del blu. Ho preso una nera di questa Glimmer Stick automatiche. Eccole qua. Per ora, siccome c'era l'offerta 7,92 euro, io ero fissata con la Starry Night, quindi una sul blu. Mica mi viene blu. Ah, di Eisa. Ripeto sempre. Però questa è la Starry Night, che però non è quel blu che cerco io. Questo è un blu proprio scuro che sembra in nevi. Cioè, dall'immagine sembrava, cioè, bella, un bel blu. Uffa, però non è giusto. Io l'ho preso appunto Starry Night. Però da là sembrava un bel blu. Poi mi sono arrivati due fondotinta per una cliente.
Uno il medium beige e l'altro low navy beige. Sono, mi pare, entrambi con la finitura, diciamo, radiosa. Poi mi sono arrivati, sempre di Campagna 15, due correttori nella colorazione medium di color trend. E poi niente, di Campagna 14 mi è arrivato lo shampoo, questo per i capelli biondi, che l'ho preso io perché sapete che io adoro. E uno spray deodorante per i piedi e per le calzature, che stava tra l'altro a poco, 2,50 euro. L'ho voluto provare perché l'amica mia mi fa: no, Carmen, è buono, provo. E quello, ok. Poi ho preso un set, credo da catalogo. Questi sono degli oli, no, degli oli spray, scusate. Degli spray per il corpo, però sono anche buoni per gli ambienti, per rilassare l'ambiente. Tipo questo si chiama di Planet Spa Aroma Therapy Energizing. Contiene bergamotto e olio essenziale di limone. Fa un bell'odore, mi ha detto una collega che sono belli spruzzati nell'aria, rilassano l'ambiente. Specialmente io che ho bisogno di rilassarmi in una maniera incredibile. E poi c'è l'altro che questo è quello cinese, eucalipto cinese e menta, è olio essenziale di menta. Beh, questo, minchia, questo mi piace, proprio olio essenziale di menta mi strapiace. E poi abbiamo questa, la Beauty Sleep, che è una maschera notturna da 50 ml. Maschera da notte, prima di andare a letto, applicare sul viso e collo, massaggiare la pelle e lasciare assorbire per tutta la notte. E quindi poi non si sciacqua. Uso solo 2 o 3 volte alla settimana. Ah, quindi si lascia agire soltanto la notte. Siccome potevo prendere anche un altro olio spray, disse, vabbè, un altro spray. Ho detto proprio la maschera. Poi, di anteprima, invece, credo di Campagna 17 o 16, forse della 16. Ho preso un 2 in 1 per uomo, For Men, della linea For Men, questo detergente di Senses. Bella, bella profumazione. Si chiama Wildes. Eucalipto e limone, anche lui, ok. Poi dall'anteprima sempre ho preso quest'ultimo prodotto, che è un prodotto nuovo. Praticamente questo è un prodotto per le sopracciglia. Non so come si usa. Io ho preso brunette. È tipo in polvere ed è questo di qua che va a riempire le sopracciglia. Vi dirò come mi troverò. Per ora non ne faccio io cose per le sopracciglia, cioè nel senso che non è che le riempio. Queste sono le mie sopracciglia naturali. Ho soltanto fatto soltanto l'inizio e basta. E niente, questi sono tutti i miei prodotti. Qui ci sono alcuni campioncini che ho mandato a ritirare. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!